quella che mi state rompendo le palle da settimane, eh? Questa è la battle che mi state rompendo davvero le palle da settimane, sempre che mi dite reagisci a Critical contro Ayer, reagisci a Critical contro Ayer, sempre, sempre, sempre. Oh mio Dio. Quindi dai, adesso la facciamo, eh? Dai, 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 adesso la facciamo, dai. Forza, siamo pronti? Dai, via. Però dobbiamo guardare assolutamente l'argomento, eh? Ah, c'è anche lo spareggio, vabbè, questo si era già capito. 2 minuti liberi più letteratura, dai. Mettere me critical è proprio un'infamata, soprattutto ai quarti, quindi ciò che è cinque è che palle. Catalano è quello che abbraccia i down, un mio consiglio, guardati le spalle. Parli di down perché segui le minoranze, stupido cazzone, hai così tanto egocentrismo che in confronto a Narciso soffriva di depressione. Sarei come Narciso, muori per la tua immagine, fai cagare, mi hai battuto a Napoli e ingiuria stava tua famiglia. Oh, a scherzo, anche qua c'è tuo padre. Anche qua c'è tuo padre, non capisco pane, devi andare sempre ad insultare poi sul personale. Io non capisco se mi parli poi di rap, chi parla sul personale perché pecca di personalità. Una chiusura e non venire a far di faccia che non mi fai paura e onestamente ti bloccano come con la censura. Insultare sul personale, pensavi fosse insultare chi fuma. Se non ti capisco, non ti vengo in faccia, è che sto pregando poi Gesù Cristo. È questione di carenze, è così egocentrismo che ti guardi allo specchio e ti fai le carezze. Dovevi chiuderla di metrica, hai carenza. Pensi di battermi in merda? Se mi batti è telecronaca, potrai fare caressa. Stima, puoi fare caressa, già prepari la valigia. Andiamo a Berlino. È caduto il muro del pezzo. Muro del pezzo, caressa, valigia. Parli di Cristo perché stai ancora pensando alla sporra di prima. Vorresti fare il figo, sai che tipo prendo anche poi questa tegola. Fai così cagare che anche l'agnello sacrificale di Cristo poi ti ha messo a pecora. Mamma mia! Dio mio! Mamma mia, sto Critical quanto spacca! Ma Critical era quello che al pochi spicci aveva detto: mi sono portato dietro mio padre perché non voleva scoparsi mia madre, vero? Me lo ricordo ancora per quello, nel minuto di presentazione che diceva, mi sono portato dietro mio padre, non c'avevo un cazzo di meglio da fare invece che scoparsi mia madre. Mamma mia, che genio, mamma mia. Sì, raga, dopo reagiamo tutti, anche Catalano. Catalano contro Critical, ma è un'altra competizione quella. Bellissima, cazzo! Sono il grande fratello! Sei già fare. Aspetta, mi sono già dimenticato qual era l'argomento. Ah, la letteratura. Vabbè, se dico che sei bravo, ma leggerti due palle! Cos'è che ha detto? Aspetta. Sono il grande fratello! Sei già fare pavese, dico che sei bravo, ma leggerti due palle! Guarda che grande fratello, è di George Orwell! Io ti metto a pecore, la fattoria degli animali! Coglione, guarda che era prima l'argomento e sono Napoleone. Tu non potresti farmi un cazzone, sei come Kafka, morirai per la tua stessa incomprensione. Hai stile, vorresti fare il figo, non mi batti sopra il quarto. Mi stai parlando sopra nell'abbatto, più o meno come faceva Shakespeare a Christopher Marlowe. Secondo me se li sta inventando. Pure per me se li stanno inventando tutti, perché io non ci capisco nulla. Quindi pure per me si stanno inventando tutto. Una, parli di scrittore, se ne sei scritta più di una. Scritta più di una, non mi stai poi rispondendo in rima. Sei uno scrittore perché sei sotto la riga. Tu sei un fake, non prendi la grande onda manco se sei Hemingway. Manco se sei Hemingway.
però onestamente lo sai bene che tu non mi spacchi. È la seconda guerra mondiale di Ciopardi e non sono Hemingway, non tiro mi addio alle armi. Non è mai tiro di armi, manco fosse l'armistizio. Ti apro il culo ad ogni contest per la notte del giudizio. Sai che tu non batti critica, se fossi Boccaccio faresti le storie, ma quelle di Instagram. Ma quelle di Instagram. Ho fatto questi e semplicemente vedi che lo faccio, tu lo senti. Dal momento che fotto questi e porto testi con concetti Dostoevskij. Yes! Mamma mia! Vorresti fare il figo, ti apro nella battle. Se Dostoevskij, perché per scriverli parli le notti in bianco. Cos'è che faccio le notti in bianco? Parla, parli di notti in bianco perché ti sto sborrando in faccia. Dita, mi hai battuto una volta a Napoli, ora fai finita. Peccato che sto metrico, la differenza tra me e te è che sono un romanzo rosa. Tu di rosa sei il telefono. Sempre, ti apro il culo e sono i dolori del giovane inverter. Mamma mia! Le vertebre, semplicemente le tue rime sono come un romanzo rosa, piacciono solo alle bambine. Che cazzone, dopo tu c'è Cristo e faccio una creazione. Sembri Goethe se parli tipo una canzone, perché il suicidio è l'unica soluzione. Mamma mia! Ma che cazzo di battle è questa, raga? Ma che cazzo di battle è? Mio Dio! No, devo leggere di più, non ci ho capito niente. Mamma mia! Che follia! 2-1! Giusto, Bip! Ma la cassa dà un calcio, un calcio, alla cassa delle birre si incazza lo sciacallo. Tu sarai come lui perché morirai all'angolo. Hai carenza di calcio perché sei spastico e ti serve il potassio. Senti come cazzo te le incastro, figlio di puttana mando altrove. Per trovare il calcio sei scemo, ti sei messo sulla punizione. Tu mi batti, ma dove? Qual vero e qual falso? Questi di battermi mi chiedono come, perché in realtà lo sai che tu sei pessimo, brother. Sono quello che a livello proprio tecnico, come? Non credo proprio, sembri fatto stradecimo fra di droghe. Non capisco che parli dopo di cover. Non darmi tipo fastidio, io ho il sorriso di Joker. Peccato che dopo ci arrivo, ti allucino con le strofe. Lo sai, io faccio le cover, io ti faccio protezione. Non parlare di flow, perché onestamente non mi batti, no. Rappo con l'incastri flow, questo parla il beat e l'elettrocardiogramma. Rispetto il mio battito, mordi qui perché sembra tipo il morbo di Frassi, no. Sai che non mi batti e poi ti scassino. Per Nico sembra il mercato poi di Cassino. Ti ho coperto al micro, vorresti fare il figo, non sei scoperto sul talento. Oggi mi succhi il cazzo perché sei da silo nido, come se fossi un pulcino. Tu parli di Frassino perché Frassi nota che io qua ti scassino. Il più forte più ti batto ed è pratico. Non credo proprio, sembri solo strafatto di amido. Quanto cazzo mia! Ti compiaci da solo nell'anticamera del cervello. Che cazzo di problemi hai se tratti le punchline? Non mi passa dall'anticamera perché oggi passo questo. Passo il turno, faccio flusso, ne faccio giusto. Soltanto perché spacco potendo il punto. Tu sembri Mister Potato, mi pare giusto. Io da sempre concreto come Bjorn il diurno. Non mi frega un cazzo perché puoi guardarmi in faccia. Ti apro il culo con il flow come Bjorn la corazza. Ti cavalco come i draghi sopra i brani. Se togliamo fare le citazioni non chiudi una barra. Hai soltanto fare citazioni. Per questo mi hai rotto i coglioni. Io ci sto dentro, certo che ti faccio fuori. Il tuo freestyle cos'è? Populismo e tutte imitazioni. Guarda che poi sopra sempre poi mi parli. Dovresti insegnare mamma mia a tutti quanti. Io a parte non ho rispetto per come rappi. Mamma mia, raga, ma che battola è questa? Per forza sono preso bene. Mamma mia, incredibile, incredibile. Dio mio, che bestia, che bestie. No, che bestia, che bestie. Mica sto critica, non pensavo fosse così forte, eh. Cioè, ma ha spaccato un pochi spicci, ma non così esageratamente, eh. Porca puttana, che sfida pazzesca, eh. No, dobbiamo reagire a molto più batto di questo critica, eh. Davvero forte, davvero forte.